come diceva eh, il signor Spelta e mi interesso in modo particolare da anni della patologia dell'arto superiore, tra cui anche la parte reumatica. Nella presentazione che sto per esporre ci saranno anche dei casi di artrosi, perché ovviamente anche questi entrano nel gruppo maggiore delle malattie cosiddette reumatiche ma ovviamente la parte principale sarà improntata sulle malattie eh, reumatoidi. Eh, ovviamente vi parlerò delle articolazioni, spalla, gomito, polso e mano, dove eh, l'interessamento da parte dell'artrite reumatoide è prevalente. Poi ovviamente ci sono anche altre patologie che fanno parte di, questa, di questo capitolo, che sono l'artrosi primaria e le artriti infiammatorie non reumatoidee. Per quanto riguarda la spalla, generalmente nel 60-75% dei pazienti che soffrono di artrite reumatoide hanno un interessamento anche a livello dell'articolazione della spalla, come si vede nella... Nelle diapositive a sinistra è indicata la zona delle parti molli perché tutte le articolazioni ovviamente iniziano nella loro manifestazione eh, patologica a livello delle parti molli, cioè della capsula dei legamenti. Successivamente viene interessata la parte cartilaginea, la parte più propriamente articolare. Per cui in tutte le articolazioni la prima manifestazione è la tumefazione, il gonfiore, il dolore che è dovuto alla interessamento di ciò che costituisce l'articolazione, la, uh, il rivestimento dell'articolazione. Come si vede lì dove c'è quella freccia, quella è la borsa, quella segnata in grigio, che, se, che è la prima che viene interessata e che serve da scorrimento, da cuscinetto tra le parti muscolari tendine che governano il movimento della spalla invece delle diapositive a sinistra voi vedete l'interessamento dell'articolazione gleno-omerale questa è soprattutto frequente nelle fasi eh, perché i, i, generalmente i pazienti che soffrono di artrite aromatoide eh, vanno incontro a problematiche di, tutte, di, di tante articolazioni quella della spalla è quella che viene... Eh, trattata per ultima generalmente, per cui lasciando perdere il trattamento iniziale si va incontro successivamente a queste alterazioni e successivamente bisognerà trattare anche queste dal punto di vista chirurgico. Gli interventi sui tessuti molli, che questi sono per tutte le articolazioni, quelle più grandi e quelle più piccole, c'è attualmente un, un trattamento in artroscopia che è meno invasivo rispetto a quello a cielo aperto. Nell'artroscopia ovviamente si esegue come anche in cielo aperto, come si faceva in passato, una sinoviectomia, che è l'asportazione della sinovia che è da lì da dove parte il primo movements che determina una eh, patologia a livello articolare e successivamente se è possibile è meno possibile negli pazienti reumatoidei il trattamento dei tendini che si rompono a livello della spalla e in questo caso bisogna andare incontro al trattamento della protesi, bisogna applicare una protesi, questo sia che ci sia un'alterazione dell'osso sia che non ci sia, ma esiste la presenza di un interessamento dei tendini che sono tutti rotti e che non è più possibile ripristinare e per limitare il dolore e dare una certa funzione è necessario applicare, come vedete questo era, è un missionario che abita vicino a me perché io abito a Verona vicino ai missionari comboniani, era ritornato dalla sua missione e eh, l'anno scorso eh, questi erano agli inizi della riabilitazione. Questo è un altro tipo di protesi che viene applicata soprattutto negli artrosici. Questa è una signora recentemente anch'essa trattata dove le due componenti protesiche vengono inserite per sostituire l'articolazione della spalla. Per quanto riguarda il gomito, generalmente le manifestazioni sono più tardive, l'evoluzione è lenta, però c'è da tenere presente che nel corso di una quindicina di anni il 50% delle persone che soffrono di artrite reumatoide vanno incontro a questa patologia. Il gomito reumatoide si può presentare sotto tre aspetti: un gomito doloroso che si muove ancora, ma è molto dolente, un gomito rigido che tutto sommato a un certo punto non diventa neanche più dolente perché non c'è più movimento, ed un gomito instabile che è dolente e che è instabile. In tutte queste situazioni, ovviamente, il trattamento: voi vedete là c'è l'arsen 1, l'asse 2, ma lasciamo perdere, sono delle classificazioni che noi facciamo. Per dire in questo tipo di eh, evoluzione della malattia si eseguono questi interventi. Pertanto nelle fasi iniziali si esegue, come avevamo visto nella spalla la sinovectomia anche in questo caso, sia a cielo aperto sia artroscopica. Però c'è da tenere presente che questo può essere non inter un intervento definitivo, perché nel 50% c'è una evoluzione ingravescente. Pertanto bisognerà successivamente... Arrivare a questa soluzione, cioè all'applicazione della protesi a livello del gomito. Voi vedete qui due gomiti molto alterati e la protesi può essere parziale nelle fasi iniziali. È una protesi, questa, che è stata eh, inventata mh, alcuni anni fa da un nostro collega eh, inglese e che ha avuto di buoni risultati, però. Nella mia esperienza mh, vedo che poi nel tempo, nel giro di 3-4 anni, eh, non è più sufficiente questo tipo di protesi, bisogna passare ad una protesi totale. Ecco, questa è la mia esperienza. Dal 93 al 2013, eh, 106 applicazioni di protesi, ovviamente non tutte in pazienti reumatoidei. Voi vedete il tipo di protesi. Eh, io ho incominciato con quella che è più sopra, lì sulla sinistra, che si chiama Cudo. Eh, ed è una protesi che non è eh, molto stabile, che non è indicata nei pazienti che hanno dei gomiti instabili. Per cui si è passati nell'evoluzione del disegno della protesi a quelle che voi vedete più sotto sulla destra, che è la Conrad Moray, la Latitude, oppure quell'altra più sopra che è la Discovery che io attualmente utilizzo. Vi presento alcuni casi, questa è una, paziente, una delle prime pazienti trattate, era stata applicata come si vede una protesi, eh, il disegno è di una protesi non vincolata, cioè a scivolamento, il risultato è quello che si vede lì sotto nella diapositiva, questo che è stato considerato un risultato buono, anche questa è una protesi iniziale. Questa invece è la seconda fase della mia esperienza, cioè delle protesi eh, semivincolate. Un risultato che è considerato buono. Qui se voi mettete l'occhio sulla diapositiva sopra eh, dove vedete che c'è l'articolazione che è instabile, qui non va bene, non, non sarebbe andata bene la protesi che eh, avevo dimostrato prima, quella non vincolata, perché ovviamente. Mettendo quella, non essendo stabile, la protesi porterebbe il gomito a lussarsi nuovamente. Questo è riconsiderato un risultato eccellente, voi vedete la distruzione del gomito, eh, la, dove il gomito praticamente non esiste più, ed è stato applicato, si riesce a far vedere il... no, niente. Ed è stato applicato appunto, come vedete, questa protesi. Eh, quella era prima, questa eh, sotto è nel momento dell'inizio della riducazione. L'iducazione inizia dopo due o tre giorni, per cui anche il recupero generalmente è molto rapido. Questa è un'artrite reumatoide eh, plurifocale eh, dove è stata applicata questa protesi e poi sono stati eseguiti anche degli interventi a livello della mano, come vedremo dopo. Però, ovviamente, non tutto va bene, ci sono anche dei problemi in queste. Eh, in questi eh, trattamenti chirurgici. I problemi principali sono le infezioni, purtroppo eh, in pazienti che da tempo assumono cortisone o altri farmaci eh, immunosuppressori ci possono essere delle eh, difficoltà a superare la fase iniziale degli interventi, per cui nel giro di uno o due mesi potrebbe manifestarsi un'infezione. Fortunatamente non sono così frequenti, però è una cosa di cui bisogna tenere presente. Poi eh, ci sono le rotture molto rare del, degli steli della protesi, le mobilizzazioni delle, di queste protesi, perché nel tempo ovviamente generalmente vengono cementate e nel tempo si può avere un allentamento tra il cemento e l'osso, per cui la mobilizzazione in questi casi però insomma non è un, gro un grossissimo problema per noi chirurghi, lo è per il paziente perché lì si può reintervenire ri e riapplicare un'altra protesi. E poi altri problemi insomma, di minore importanza. Generalmente le complicazioni nelle protesi, come vedete sotto, sono tra il 12 e il 16%. Le maggiori, che sono le infezioni o le lussazioni o il riassorbimento completo, sono la metà di queste. Ad esempio, questa è una, uh, una complicazione in cui c'è stata l'infezione, per cui è stata rimossa la protesi. Per fortuna, a volte si riesce con le cicatrici che si formano a dare una certa stabilità. E come si può vedere nelle diapositive in basso, questa uh, signora aveva tutto sommato una buona motilità. Questa invece, se, come si vede, c'è stato uno spostamento del gambo a livello dell'ulna. Che ha determinato una frattura. Il problema non è eccessivamente grave, ripeto per quanto ci riguarda, nell'intervento perché si può sostituire, però insomma, il paziente eh, deve sottoporsi ad un altro intervento. Questo è un paziente di cui io vi avevo messo quella protese nel 1997, mi si presenta l'anno scorso in questa situazione. Voi vedete che c'è stato uno scompaginamento delle, eh, delle componenti della protesi con una metallosi enorme, per cui quel nero che si vede lì a livello del gomito è perché si è liberata una quantità enorme di metallo da questa protesi. Ecco, questo è un quadro intraoperatorio, que tutto quel nero lì è una, una, questa metallosi che ovviamente ha determinato poi nel tempo la mobilizzazione della protesi, che questi sono i pezzi che sono stati rimossi, e poi è stata riapplicata questa protesi, io l'ho visto... Mh, due mesi fa e lui incominciava, insomma non aveva più il dolore, incominciava eh, a muoversi. Questo è un, un caso ancora più drammatico in cui c'è stata la mobilizzazione, la rottura, il riassorbimento di osso, in questi casi però c'è una soluzione. La soluzione è quella di prendere un pezzo, come vedete, di, di omero dal cadavere, si, si applica la protesi e poi la si inserisce ovviamente facendo una sintesi tra la parte dell'innesto e la parte dell'omero che esisteva. Questa è una, paziente, è una paziente che veniva dalla Sicilia e che dopo insomma, una settimana lei muoveva abbastanza bene. Nella letteratura eh, le revisioni per l'artrite reumatoide, per l'instabilità, queste in passato, quando si usava soprattutto la protesi non stabile erano l'11%, il loosening assettico che è la mobilizzazione senza infezione il 7% e l'infezione invece il 7%. L'infezione è quella più drammatica perché bisogna togliere, non, non si, è difficile poi rimetterla. Per quanto riguarda la, quanto sopravvivono queste protesi, voi vedete lì che ci sono alcuni eh, dati di alcuni autori, per quanto mi riguarda, a 14 anni la sopravvivenza di queste protesi, cioè laddove non si è dovuto rimettere mano, è dell'86%. Eh, io ho potuto controllare l'anno scorso 70 di questi impianti, perché ovviamente alcuni si sono persi, altri purtroppo sono deceduti, per cui 70 pazienti eh, eh, rivalutati. E questi sono i risultati 8, buoni, 8 eccellenti, 44 buoni, poi ci sono ovviamente i discreti i mediocri 9, perché come in tutte le cose non è che abbiamo sempre il risultato al 100%. Per concludere questo eh, settore delle, del gomito, eh, la protesi migliora molto il movimento del gomito e risulta efficace sul dolore. Però, se noi dobbiamo Prendere in considerazione la possibilità di applicare un impianto protesico dobbiamo tenere presente, o perlomeno eh, che sia cosciente il paziente del suo stato di immunosuppressione, che questo può essere un problema dell'osteoporosi in modo particolare e anche del rivestimento cutaneo. Il polso, anche nel polso, ovviamente sinoviectomia nelle fasi iniziali, la protesi. Oppure l'artrodesi, l'artrodesi è il blocco dell'articolazione che generalmente a livello della spalla non si fa, che generalmente a livello del gomito si faceva in passato, non si fa, a livello del polso lo si fa ancora invece. Allora, questa è una paziente, voi vedete un polso distrutto, però con una buona mutilità e con scarso dolore, aveva solo quella impressionante sinovite che è stata asportata. Queste sono tutte le tecniche che si possono utilizzare, eh, alcune nell'artrite reumatoide e altre nell'artrosi. Io mi limiterò a farvi vedere le, delle diapositive in basso eh, a destra, là la dove c'è quel fagiolo che assomiglia a un pallone da regmi nero che può essere utilizzato, quell'altra che è una protesi e quell'altra che invece è l'artrodesi, delle altre che invece sono più frequenti per quanto riguarda l'artrosi lascio perdere. Eh, per quanto riguarda le protesi totali, voi vedete che eh, lì sotto quella è eh, la figura, invece le protesi parziali che vengono meno utilizzate però nell'artrite reumatoide sono quelle altre. Queste sono quelle che vengono maggiormente utilizzate anche nell'artrite reumatoide. Qui c'è un caso di artrite, questa è una ragazza, non era un'artrite reumatoide, questa è un'artrosi, una, una ragazza moldava. Che aveva avuto da bambina un'infezione al polso per cui l'artrosi ed è stata applicata questo, eh, questa protesi che però non è una protesi ma si chiama spaziatore come quest'altro qui e questa è la paziente che hanno generalmente di buoni risultati, anche questo e questa invece è una protesi che consente di mantenere il movimento, è un pochettino più complicata, un po' più invasiva rispetto a quello che avevamo visto prima, al pallone di rugby eh, però mantiene una buona motilità e non sempre una scomparsa completa del dolore, un miglioramento diciamo. Questo è uno dei pazienti a cui è stata applicata. Questo è un paziente che aveva invece un problema polisettoriale. Eh, in cui è stata eseguita un'artrodesi di polso perché vedete che lì non, non ci sono più quasi ossa per cui è stato bloccato in una posizione funzionale e poi è stata applicata anche una protesi di gomito. Mano e dita, anche qui eh, il gonfiore che all'inizio può essere trattato se dal punto di vista medico non si riesce a vincere eh, con una sinoviectomia, ci possono essere frequentemente delle rotture di tendini, in questi casi si fanno delle tenoplastiche. E ovviamente laddove ci sono delle formità, delle protesi. Questo ad esempio è un caso di sinoviectomia, eh, così generico, in mano, la mano a colpo di vento che è molto frequente, eh, dove si può eseguire, se le articolazioni sono a posto, solo delle plastiche a livello di legamenti. Queste invece sono le protesi che si possono applicare, ce ne sono di metalliche, ce ne sono di silicone. Ecco, questo è un caso. Voi vedete lì a livello delle metacarpofalangei il gonfiore sopra e poi il trattamento, sotto vedete che ci sono eh, i segni delle protesi in silicone e la mano poi l'aspetto. La, questo è un altro caso, ancora un altro <coughs> di artrite reumatoide. Qui eh, ci sono dei casi di artrosi invece, vedete la metallica dall'altra parte, anche qui una protesi metallica, i risultati in, eh, generalmente sono buoni sul dolore, c'è da tenere presente che per quanto riguarda il recupero del ROM e il movimento, tende col tempo a ridursi un po', però mh, vedo che nella maggioranza dei casi i pazienti che vanno sottoposti a questi interventi ehm, sono soddisfatti anche se notano che c'è questa perdita nel tempo del movimento però insomma non ci hanno più il dolore qui adesso mi ha permesso gentilmente la vostra segretaria tesoriera di presentare queste mani eh, dove eh, tempo fa, sarà un anno vero? Quanto? due anni? 2009. 2009, il tempo passa purtroppo eh, allora di fronte a queste mani, ovviamente, lei dice cosa vuole. Il suo problema era, come vedete, quell'ulna quell sulla destra che sporge dalla cute. Dice: No, io solo questo perché per il resto. E giustamente ha fatto bene, anche se le sue mani sono deformate. Ma lei ormai si è abituata a questo modo di agire. Ed è inutile pensare di andare a trattare. Tutte le dita per darle un aspetto estetico migliore, che però per lei comporterebbe dei problemi abbastanza lunghi di eh, riabilitazione e di recupero, sul quale però non si può giurare come andrà a finire il recupero. Per cui si è accontentata di togliere, e, e io sono perfettamente d'accordo con lei, che non bisogna operare sempre, bisogna che ci sia una eh, concomitanza di intenti tra. Eh, il, lo specialista e il paziente per valutare che tipo di intervento e su quale articolazione agire se lì noi abbiamo la coscienza che determinati interventi possono notevolmente migliorare e la funzione e il dolore vanno fatti altrimenti bisogna cercare di adattarsi a quello che è ecco io credo che con questo di auspicare che ci possa essere tra il reumatologo l'ortopedico il fisioterapista, sempre degli interscambi a favore questo di chi noi dobbiamo curare. Vi ringrazio.